Su un immenso tavolo, diviso a scomparti quadrati, ognuno dei quali contiene una piccola piramide di sabbia, è steso il campionario dei prodotti che per millenni il popolo dei Fenici commerciò, solcando in lungo e in largo il mar Mediterraneo, spingendosi oltre lo stretto di Gibilterra, sulle coste atlantiche dell'Africa, della Spagna e della Gran Bretagna. Così, un asettico salone del veneziano Palazzo Grassi, che ospita fino a novembre la grande mostra ai Fenici, per uno scarto della mente diventa un fantasmagorico mercato arabo, a cui l'immaginazione regala odori, voci, rumori e suoni. Cosparsi sui mucchietti color della senape stanno i metalli, il rame, l'argento e l'oro, che i Fenici acquistavano grezzi e rivendevano dopo averli lavorati, il piombo e lo stagno, le derrate alimentari, i legumi e la frutta secca, il frumento, il sale e l'olio, le conchiglie da cui ricavavano il succo per tingere di porpora le lane e le stoffe, i profumi e le essenze, i piccoli unguentari in pasta di vetro, quel vetro di cui furono riconosciuti inventori, le uova di struzzo decorate, le zanne d'avorio, le statuette votive, le monete che affiancavano i commerci. Segni, simboli, oggetti d'uso comune che si ritrovano poi lungo l'articolato percorso della mostra, che indaga le ragioni e gli sviluppi della loro avventura in Oriente e in Occidente, compresa tra il XII secolo a.C. e l'esplosione dell'Impero Romano, dalle origini in Medio Oriente in una fascia costiera dell'attuale Libano alla distruzione di Cartagine, la più fiorente colonia fenice d'Occidente, nel 146 a.C. ad opera dei Romani, guidati da Scipione l'Emiliano. Oltre le finestre, Venezia, bella come una cartolina, città sorta dall'acqua, regina del mare per tanti secoli, fa tornare l'attenzione sui Fenici, popolo a cui l'umanità deve la conquista del mare e l'arte della navigazione, lungo rotte che seguono vie d'acqua, le stesse battute ancora oggi. Dal mare arriviamo a Palazzo Grassi, lussuosa dimora patrizia costruita a metà del Settecento da Giorgio Massari, acquistata dalla Fiat nel 1984, restaurata su progetto degli architetti Gaia Aulenti e Antonio Foscari nell'85 e trasformata nella più elegante, avanzata e funzionale sede espositiva del mondo. La mostra I Fenici, che viene dopo quella sul futurismo dell'86 e su Arcimboldo lo scorso anno, attira qui ogni giorno una media di 4.000 visitatori, con punte di 5.000 presenze il sabato e la domenica. L'orario di apertura continuato va dalle 10 alle 19 e non ci sono giorni di chiusura per riposo settimanale e festività. Dal cortile interno accolonnato si sale attraverso l'ampio scalone a tenaglia ai piani superiori. Gli archi del loggiato si aprono sullo spazio luminoso della corte interna e permettono di vedere, da angolazioni diverse, le opere esposte.
una visione generale che può riempire di stupore, come ad esempio soffermandosi sulla folgorante apparizione del giovane di Mozia, gelido e sensuale nella sua assoluta bellezza. O scrutando la ricostruzione di un Tophet, il santuario a cielo aperto che i fenici sistemavano fuori le mura delle loro città, davanti al mare, dove venivano deposti i resti inceneriti dei fanciulli, consacrati al dio Baal Ammon e alla dea Tanit. Si è parlato di sacrifici umani, ma la ricerca dell'identità della cultura fenicia si serve di fonti indirette, cioè di quanto tramandano gli storici greci e romani, che furono loro antagonisti, quindi attendibili con molte riserve. Testimonianze dirette rimangono quelle fornite dall'archeologia, che ha indagato in questa seconda metà del secolo in modo sistematico gli insediamenti fenici e punici. Questo termine venne usato dai latini con l'affermazione politica di Cartagine nel Nord Africa e nel Mediterraneo occidentale dal VI secolo a.C. in poi, per designare i suoi domini e le sue colonie. Il materiale proviene soprattutto da tombe e luoghi di culto, ha dunque caratteri funerari o comunque religiosi. La grande montagna di terra da cui emergono sarcofagi antropoidi, cioè a forma umana, che appare al visitatore all'ingresso della mostra, offre il senso di questa indagine. Le città dei morti restituiscono oggetti dei vivi, da cui discende una certa conoscenza dei loro culti e dei loro riti. Come gran parte dell'artigianato fenicio, questi sarcofagi, che provengono da differenti aree geografiche, si ispirano a modelli egizi o rivelano influssi stilistici greci, confermando la straordinaria capacità dei fenici di assimilare e far propri elementi di diversa provenienza culturale. Per spiegare chi erano veramente i fenici, gli allestitori della rassegna Gaia Aulenti e Pierluigi Cerri hanno avuto la trovata geniale di scrivere sulle pareti la storia di questo popolo abile e spregiudicato, riportando brani tratti da autori classici o spiegando didatticamente i processi di fabbricazione del vetro, della tintura delle stoffe, oppure l'osservazione delle stelle e la nascita dell'alfabeto. Trovata che ha fatto esclamare a qualcuno: il 50% della mostra è scritto sui muri. Ma se si prende per buona questa osservazione impertinente e maliziosa, l'altro 50% è degno della più alta considerazione e proviene, oltre che da maggiori musei italiani, dalla Francia, dalla Spagna, dalla Tunisia, da Malta e dal Libano. Per la sua sistemazione è stato seguito un criterio cronologico che permette un'esplorazione dell'intera civiltà fenicia, dalle coste del Libano, l'antica terra di Canaan, attraverso l'isola di Cipro, lungo le rotte che toccheranno Malta, l'Africa settentrionale, la Sicilia, la Sardegna, la costa tirrenica, la Spagna. Espansione pacifica prima, con l'installazione di empori nei luoghi di sosta e negli scali dove avvenivano gli scambi con le popolazioni indigene, osteggiata poi con l'affermarsi della potenza greca e di Roma. In una grande piscina che simula il mare
sono state ricostruite in scala le navi che hanno reso possibile la colonizzazione del Mediterraneo. Navi mercantili, tozze e panciute, navi da guerra, più sottili, con issato un rostro di bronzo sulla prua per spezzare i fianchi delle navi avversarie. Sullo sfondo è stato riprodotto, in materiale plastico, il relitto di nave fenicia ritrovato nello Stagnone, la laguna a nord di Marsala, dall'equipe di Honor Frost nel 1969 ed ora conservato nel Museo Archeologico della città lilibetana. All'interno del relitto è stato posto il suo carico di dotazione, anfore da trasporto e recipienti, in alcuni dei quali sono state trovate tracce di pane all'hashish, a quanto pare distribuito ai marinai per alleviargli le fatiche del viaggio. Il percorso espositivo racchiude in sé, come un cuore segreto, uno spazio labirintico in cui il buio incombente è squarciato da lame di luce che fasciano piccole reliquie. Una statuetta in bronzo della dea Astarte, un cippo votivo in forma di tronco di colonna con dedica al dio Melkart Eracle. Tre lamine d'oro ritrovate a Pirgi, l'odierna Santa Severa, sulla costa laziale nel 1964, nei pressi di un santuario della dea dell'amore. Due anfore funerarie in terracotta con eleganti iscrizioni a pennello. Siamo nella sezione monografica dedicata all'alfabeto che i fenici inventarono, semplificando per scopi commerciali i geroglifici egizi e i caratteri mesopotamici. La particolarità di questi preziosi oggetti è che recano incise delle dediche votive alle divinità, in doppia redazione bilingue. Sono scritte in caratteri fenici ed in caratteri greci o etruschi e documentano la compenetrazione dei fenici con altri popoli. La diffusione dell'alfabeto fenicio è rapida tra le popolazioni orientali confinanti e tramite la colonizzazione si estende in Occidente. I greci lo adottano nel IX secolo, introducendo le vocali. Lo trasmettono agli etruschi e questi ultimi ai latini. L'intero quadro delle trasformazioni della scrittura alfabetica è ricostruito in una serie di tavole comparative. Altre tavole riproducono la trascrizione e la traduzione di epigrafi di particolare importanza. Al centro della sala è esposta la stela in arenaria proveniente da Nora, il primo documento della presenza fenicia in Sardegna, databile tra la fine del IX e l'inizio dell'VIII secolo a.C. Una fonte sterminata per l'indagine sulla scrittura hanno fornito le stele scoperte nei Tophet. Il più grande ritrovamento è stato effettuato nell'isola di Mozia. Sono più di 1000 ed offrono una ricca gamma delle varietà delle soluzioni tipologiche ed iconografiche adottate in questa categoria monumentale. A Palazzo Grassi viene presentata una selezione esemplificativa del materiale mozziese e di altro materiale proveniente da tutto il mondo fenicio punico. Dai tipi più rozzi, con una lavorazione artigianale sommaria, alle stele più elaborate, in cui si assiste ad una diversificazione dei piani che interessa soprattutto i vari elementi dell'inquadramento architettonico.
All'interno delle edicole sono rappresentati betili, cippi sacri e figure umane, rese con una geometrizzazione più o meno rigida o una vistosa schematizzazione. Le iscrizioni sono poste generalmente in basso, mentre gli stipiti recano incisi il segno di Tanit, il caduceo e altre simbologie religiose, originali o mutuate dall'antico Egitto, mano aperta oppure disco solare alato. Un trono di bronzo ed un grande calderone pure in bronzo, rinvenuti nella tomba Barberini a Preneste, testimoniano al più alto livello il rapporto tra i Fenici e gli Etruschi sul piano dell'arte. Sono gli oggetti d'uso che hanno il maggiore rilievo monumentale nell'intera mostra veneziana. Fanno il paio, per la loro imponenza, con l'opera più inquietante presentata a Palazzo Grassi, che ha suscitato le maggiori discussioni e le maggiori curiosità. È il cosiddetto Giovane di Mozia, ritrovato durante una campagna di scavi nel 1979, nell'insediamento punico dell'isoletta siciliana. È una scultura greca, unica nel suo genere. Rappresenta una figura maschile a grandezza naturale, quasi completa, databile intorno alla metà del V secolo a.C., commissionata, secondo il parere del sovrintendente Vincenzo Tusa, a un artista greco da un cittadino di Mozia o dalla stessa comunità punica per essere collocata in uno spazio pubblico della città. Ma ci sono tante altre ipotesi ed interpretazioni filologiche ed altre ce ne saranno. Quello che conta è che essa è tornata tra noi, alla luce, dopo millenni di buio celata nelle viscere della terra, con tutto il suo carico di mistero e di inquietudini. Il confronto con essa turba profondamente il visitatore e lo attrae. Il giovane di Mozia, greco, abbigliato mollemente, con una tunica fenicia, che aderisce al corpo atletico come se fosse bagnata, offre una testimonianza in più sul ruolo svolto da Mozia nel favorire i rapporti tra il mondo greco della Sicilia e gli insediamenti fenici di Cartagine e dintorni. Se ne ha una ulteriore prova negli oggetti esposti nella sala dedicata alle colonie fenicie siciliane, decorata con la riproduzione del pavimento in mosaico bianco-nero di una casa dell'isola di Mozia. Dal Museo Archeologico di Palermo proviene questo vaso plastico a testa di negro dai tratti somatici fortemente evidenziati. Da Mozia, questa maschera di terracotta ghignante. È l'unico eccellente esemplare moziese di una tipologia molto diffusa a Cartagine. Il volto, vecchio e imberbe, reca profonde striature sulla fronte e sulle guance, tracciate in maniera esattamente parallela. L'apertura, in corrispondenza degli occhi, con fenditure a falce lunare e della bocca, ne indicherebbe l'uso per esseri viventi. È stato suggerito che coprisse il volto delle vittime di sacrifici, ma le dimensioni sono per la verità troppo ridotte.
Un'altra produzione caratteristica, sempre in terracotta, sono le figurine a stampo e a tornio. Tra queste ultime spicca un genere particolare. Sono ex voto, da offrire nei santuari per grazia ricevuta o per implorare la grazia. Le figurine venivano modellate senza braccia e poi, secondo le ordinazioni dei fedeli, si provvedeva sul posto ad aggiungere le braccia stesse, orientando le mani nei punti del corpo in cui aveva sede la malattia. La prima trasmissione della propria cultura, i Fenici la attuarono per mezzo di piccoli idoli in bronzo laminati d'oro, scambiandoli con altra mercanzia. Il ritrovamento di queste piccole sculture serve talvolta a datare la loro presenza. Così è avvenuto per questo bronzetto alto 36 cm, ripescato nelle acque del mare di Selinunte, che attesta l'arrivo dei Fenici in Sicilia già dal IX secolo avanti Cristo. È una divinità guerriera, colta nel suo incedere elegante. Il personaggio divino ha stringenti raffronti con altri modelli di piccola plastica in bronzo segnalati nei luoghi della diaspora fenicia. Dalla Sicilia, già in parte ellenizzata, Cartagine assimilò un importante elemento culturale e concettuale, quale è la moneta, oramai uscita dalla fase sperimentale e pervenuta, nel V secolo, alla determinazione di un quadro strutturalmente unitario in tutta la regione. Per Cartagine, l'uso della moneta rappresenta la sua apertura culturale e politica. È l'inizio di una vivace presa di contatto con il mondo greco. Le monete esposte sono di bronzo, d'argento e d'oro. Alcune riprendono tipologie greche, ma con l'inserimento di elementi punici e di leggenda scritte che permettono l'identificazione delle zecche siciliane dove furono coniate: Panormo, Mozia, Solunto. Lo sfolgorio dell'oro risplende non solo dalle monete, ma viene riflesso di sala in sala dal lusso tutto orientale dei gioielli. I Fenici vantano in questo genere di lavorazione una ricca tradizione artistica che si rifà ai modelli siro-palestinesi già in voga nell'area orientale dove sorsero e si svilupparono le prime città regali di questa civiltà: Tiro, Sidone e Piblo. Nei pettorali, nei medaglioni risalenti al secondo millennio, è preminente l'influenza egizia. Quanto alla tecnica, la lavorazione è a sbalzo, a granulazione e a filigrana. Nella tematica prevale la valenza magico-religiosa. Tipologie e motivi che poi verranno largamente impiegati nel corso del primo millennio avanti Cristo, offrendo una sostanziale omogeneità che crea problemi di datazione agli studiosi. I gioielli venivano tesaurizzati, passando da una generazione all'altra e rimanendo sempre in uso, come del resto accade ancora oggi.
anelli, orecchini pendenti appartenenti alla madre sono ambiti dalla figlia e desiderati dalla nuora. Esempi di questa produzione orientale si possono citare gli orecchini d'oro a forma di sanguisuga o bastoncello allungato e pendenti a cestello e a croce ansata. La cospicua produzione dell'isola di Cipro costituisce il prolungamento delle manifestazioni della madrepatria fenicia e al contempo la proiezione verso occidente di motivi e forme che diventano caratteristici delle colonie. Numerose sono le collane che documentano una varia gamma di combinazioni di multiformi vaghi in oro e pietra dura, con prevalenza di quelli in corniola e in vetro colorato, dipendenti sia in oro che in argento. La raccolta di Tarros in Sardegna appare la più rilevante per quantità e qualità, nell'ambito non solo dei gioielli ma anche dei monili, che comprendono scarabei sacri ed amuleti. A metà del secolo scorso, a Tarros, la pubblicità fatta alla scoperta del corredo di gioielli e preziosi in una tomba scatenò la corsa all'oro. I contadini locali, che avevano razziato le tombe, per paura di essere arrestati, fusero i preziosi reperti e rivendettero l'oro ricavato al prezzo corrente del metallo sul mercato. Si sono invece salvati i tesori ritrovati in Spagna, come questo di El Carambolo, costituito da 21 pezzi d'oro, tutti di grande novità per ricchezza, originalità di forme e decorazione puramente geometrica. Pettorali, bracciali, piastre di varia grandezza, decorati a fasce alternate di semisfere e rosette, in capsule separate da fili cordonati. Il pezzo più significativo è una collana, costituita da doppia catena che termina in un passante biconico dal quale partono catenelle e pendenti. Monili fragili e deperibili, al contrario dell'oro, ma che hanno vinto quasi indenni l'affronto del tempo, sono le collane in pasta vitrea, con vaghi e pendenti a forma di testa umana maschile, con barba e capelli a riccioli. Autentici piccoli capolavori, come questa proveniente da Olbia. Riprodotta in gigantita, è stata utilizzata come simbolo della mostra, sui manifesti e sulla copertina del voluminoso catalogo pubblicato dalla Fabbri Bompiani. L'opera, nonostante il suo prezzo, costituisce uno dei successi editoriali della stagione, ricca com'è di studi critici e di schede ragionate su tutto il vasto patrimonio dell'universo fenicio-punico. La presentazione ed alcune delle monografie sono state redatte da Sabatino Moscati, il maggiore esperto italiano del settore. Attivo sul campo da oltre un trentennio, a lui si deve l'attenzione degli studiosi e del grosso pubblico su questa civiltà sepolta e sulla sua significativa presenza nell'Italia pre-greca e pre-romana. Sabatino Moscati, con la sua indiscussa autorità, ha presieduto il comitato scientifico che ha progettato ed allestito la grande mostra di Palazzo Grassi. Tornando agli oggetti in pasta di vetro, dello stesso materiale sono gli unguentari e balsamari, esportati in tutto il Mediterraneo. Oggetti di lusso per una richiesta di mercato elitario, preziosi nella fattura ed impreziositi dal contenuto, oli balsamici e profumi, sono vivacizzati da decorazioni multicolori, incise a caldo sul loro spessore. Venivano portati sospesi al collo con un cordoncino, riempiti di profumi, e soddisfacevano anche ad esigenze di carattere funerario religioso,
in quanto venivano posti nella mano del defunto. Altri oggetti di scambio furono gli amuleti in pietre dure e in avorio. Dovevano operare contro i malanni procurati dagli animali e contro il malocchio. Le placchette ornamentali, sempre in avorio o in osso, incise con scene sacre. E, suprema curiosità, le uova di struzzo. I gusci delle uova di questo uccello gigante venivano decorati con motivi geometrici o palmette o maschere. Erano deposti nelle tombe come corredo funebre per il loro valore simbolico. Attestavano la promessa certa del seme della vita. Il fenomeno ebbe dapprima il valore sociale di un'offerta di lusso, per diventare poi, dal VI al II secolo a.C., una moda popolare. La formula dell'allestimento della mostra ai Fenici prevede il coinvolgimento diretto dei visitatori, spinti non solo a leggere sui muri come sulle pagine di un grande libro, ma ad operare delle scelte di carattere personale. In alcuni punti cerniera di Palazzo Grassi sono infatti messi a disposizione del grande pubblico strumenti di alta tecnologia, film, audiovisivi, computer, che offrono una documentazione viva sugli aspetti di maggior richiamo del popolo fenicio. Il luogo più frequentato sono le due salette dei computer a piano terra. Qui è possibile informarsi su vari argomenti specifici, guidando i programmi inseriti negli elaboratori elettronici. Una autentica novità che vede coinvolti in massima parte giovani e giovanissimi, pieni di autentico entusiasmo. Appena fuori, in eleganti vetrinette sono in vendita copie degli oggetti esposti nella mostra, realizzati da industrie specializzate. Un pezzo dei Fenici da portarsi a casa. Piccoli tesori da esibire per alludere di essere stati stregati a Venezia dalla malia fenicia.